Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati e benvenuti come sempre qua sul mio secondo canale. Non vedevo l'ora di fare questo video, perché dopo il grande successo del video dell'altra volta dedicato alla domotica per la casa, non vedevo l'ora che mi arrivasse questa. E questa cos'è? L'azienda TD mi ha inviato la loro serratura smart. Adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto e andiamo insieme a montarla direttamente sulla mia porta blindata di casa. Qua sono a casa mia, porta blindata che sta esattamente dietro di voi. Andiamo a vedere cosa c'è dentro questo pacchetto. Ed eccoci qua a guardare il contenuto di quella che è la confezione che vi ho fatto vedere prima. Allora, i tre prodotti sono tre prodotti diversi, ma sostanzialmente sono tre prodotti che collaborano tra di loro perfettamente, in piena sintonia casa domotica. Ovviamente il prodotto principale è questo. Questo che cos'è? È la serratura, come vi raccontavo prima, la Smart Lock che sta all'interno della porta blindata. Io ho già aperto lì la confezione semplicemente per una questione di sicurezza, perché ovviamente all'interno ci sono i codici e ho aperto tutto pochi secondi fa. Che cosa trovate all'interno di questa confezione? Ovviamente il prodotto principale. Il prodotto principale è questa serratura. Da questa parte c'è la parte che gira, che ovviamente fa girare la chiave, che è già inserita all'interno della porta blindata. All'interno ha delle batterie. La durata delle batterie è garantita per tantissime aperture e ovviamente, essendo poi questo collegato all'app, dopo vi spiego tutto, essendo collegato all'app, nel momento in cui questi tipi di prodotti vanno ad esaurire le batterie, vi arriva comunque la notifica sull'app, quindi non preoccupatevi, anche perché poi l'utilizzo, adesso se non ricordo male, tipo 8 mesi, è tantissimo. Si può utilizzare tutto senza nessun tipo di problema prima di sostituire le pile. Quindi all'interno di questa confezione troviamo questo che è l'accessorio principale, troviamo questo che è il distanziatore, quello da mettere sulla porta blindata, e beh, ovviamente la chiave poi per andare a stringere. Quindi questo era il primo prodotto, abbastanza semplice, con all'interno ci sono anche tutti i QR code per scaricare l'app, ovviamente per controllarli. Passiamo a quello che è il secondo prodotto. Il secondo prodotto è questo. Ne abbiamo già parlato in altri video dove parlavamo di casa domotica. E che cos'è? È un bridge. È semplicemente l'accessorio che si connette. Questo non è strettamente necessario, cioè potete anche acquistare il prodotto senza acquistare il bridge. Comunque vi spiego, a me l'ha mandato, quindi vi spiego che cosa serve. Questo prodotto si connette alla serratura e vi dà la possibilità di utilizzare questa serratura anche in remoto, perché questo si connette ad internet. Quindi se voi siete da un'altra parte, dovete far entrare qualcuno a casa, o dovete comunque fare, non so, dovete aprire la porta per un vicino, dovete andare a controllare qualcosa, voi da remoto potete aprire la serratura anche se non siete sotto la stessa rete wifi. Accessorio, ripeto, che non è strettamente necessario per poter utilizzare la serratura smart, ma è ovviamente vi consiglio di prenderlo, perché è una cosa che comunque va a completare quello che è l'ecosistema della serratura di TD. All'interno di questa confezione, anche questa l'ho aperta per lo stesso identico motivo, quindi per questioni di sicurezza di codice all'interno, trovate il bridge, che come vedete qua c'è una presa USB, quindi può essere collegato direttamente ad una presa USB, oppure dove semplicemente c'è questa che è l'alimentatore che va attaccato qua dietro. Certo, fatemi vedere che sono al contrario, va attaccato qua dietro, eccolo qua, va attaccato qua dietro e niente, questo poi tramite l'app lo collegate a internet e lo utilizzate per aprire, eventualmente chiudere. Ma in realtà sono tante le cose che adesso andremo a vedere che può fare questo bridge. Il terzo prodotto che mi è stato inviato, anche questo molto interessante, perché se con questo da remoto possiamo controllare la serratura, questo invece è fatto esattamente per controllare la serratura ma in loco. Cosa vuol dire? Questo è un tastierino che va messo all'esterno della porta blindata. Avete la possibilità di attaccare questo tastierino o con questo fortissimo adesivo 3M all'esterno della porta blindata, magari sullo stipite al fianco della porta blindata, oppure avete la possibilità anche tramite dei tasselli e delle viti che dovrebbero essere dentro qua, esatto, attaccarlo, insomma fare i fori, attaccarlo direttamente all'esterno della porta blindata.
All'interno della confezione c'è anche questa chiave Torx, che a che cosa serve? Serve per aprire e chiuderlo, perché anche questo all'interno ha delle batterie che servono per alimentare questo prodotto e ovviamente dopo un po', ma dopo tantissimi utilizzi, vanno sostituite. E come si fa a sostituire? Semplicemente si apre, si sostituiscono le pile e poi torna a funzionare normalmente. Volevo farvi notare una cosa. Allora, qua vedete che c'è questo sensore che serve per aprire e chiudere la serratura, cioè quindi senza dover mettere praticamente il codicino, ma poterlo fare con il vostro smartwatch o con il vostro telefonino. Ora, questa funzione non so se è già stata abilitata, ma so che nel progetto che ha comunque la TD c'era di abilitare anche questo tipo di apertura. Lo scopriremo tra poco quando andremo ad installare il prodotto. Quindi questi erano i tre prodotti che mi sono arrivati. È tutto molto abbastanza chiaro, quindi non c'è assolutamente nulla da aggiungere. Questa, quindi per concludere, questa è la serratura, la Smart Lock, che va messa all'interno della porta blindata. Questo è il bridge che serve per aprire da remoto la porta blindata e questo invece è il tastierino che serve per aprire la porta blindata dall'esterno della vostra casa. Andiamo ad installarlo. Allora, intanto vi aggiorno su che cosa sta succedendo. Ho montato la serratura esattamente lì, come vedete, nel modo corretto. Sto scaricando l'aggiornamento, come sempre, del firmware e intanto si sta connettendo la serratura direttamente al telefono per iniziare a controllarla. Adesso, ragazzi, mi sta facendo fare praticamente tutta una calibratura. Prima mi ha chiesto di aprire completamente la serratura e di schiacciare un pulsante, poi di chiuderla completamente e adesso mi sta facendo calibrare delle altre cose. Vado avanti. Perfetto, ci siamo. Allora, praticamente molto semplice. In realtà, finita la calibrazione, inizia a chiederti come aprire e come chiudere. In questo caso, come vedete, è chiuso e c'è la possibilità, premendo, vedete, gira e la porta si è aperta. Che cosa ho scoperto, ragazzi? Che come vedete c'è la possibilità, tenendo premuto, anche di far uscire il LED blu. E quando fai il LED blu, praticamente cosa fa? Tu esci di casa, dopo che hai premuto il LED blu, lei in automatico, con un ritardo che puoi impostare te, eccolo qua, si chiude. Questa la trovo veramente una genialata, perché tu tieni premuto il blu, esci e la porta si chiude in automatico. Ok, allora quello l'abbiamo installato, adesso qua ho una presa di corrente, andiamo a installare quello che è il bridge. Ecco qua. Ok. Come vedete l'abbiamo messo, è illuminato, quindi dovrebbe essere acceso. Adesso andiamo ad aggiungerlo, quindi dovrebbe essere qua, aggiungere un nuovo dispositivo, aggiungere un nuovo dispositivo. Mi dice di scannerizzare il QR code, quindi vi metto giù un attimo e scannerizzo il QR code. Accessorio trovato, allora semplicemente bisogna scannerizzare il QR code che è nella parte inferiore, quella verso il muro del bridge. E adesso ovviamente sta scaricando il più classico degli aggiornamenti del firmware. Sto facendo un po' di ordine in casa perché sennò poi dopo arriva mia moglie e mi sgrida. Allora, questa qua è la nostra serratura della TD messa e funziona. Fino a questo momento le prove che ho fatto funziona benissimo. Qua sotto, quindi a distanza di veramente poco, ho messo il famoso bridge per controllarlo. E adesso andiamo a mettere il tastierino. Ho fatto il più classico degli errori. Cosa vuol dire? Che praticamente ho cercato di installare il tastierino senza rimuovere all'interno ovviamente delle batterie. Per dargli alimentazione dalle batterie bisogna rimuovere questo. Quindi ricordatevi voi, non fate come me, rimuovete questo prima di installare il tastierino. E anche per lui aggiornamento firmware. Quindi ho tolto le batterie che avete visto prima. Si è alimentato e ha iniziato, si è agganciato subito via Bluetooth, eccolo qua. Faccio vedere in diretta. Inizializza il dispositivo. Andiamo su continua.
monta il tastierino, vabbè certo, si può, quello magari lo faccio dopo, cerca la serratura già, perché adesso si deve eccolo qua, selezioniamo la serratura che l'ho chiamata porta di casa, coppia, accoppiato con successo, continua. Montato tutto, allora ho montato fuori il tastierino, eccolo qua, io mi metto la luce, ho montato il tastierino, l'ho montato però con l'adesivo, non ho ancora messo i tasselli, lo farò a breve, quindi questo l'ho montato, funziona tutto perfettamente, facilissimo installare il tutto, e ragazzi per voi saranno pochi secondi, invece per me probabilmente passerà una settimana, 10 giorni. E ci vediamo tra pochissimo e vi racconto dopo una settimana, 10 giorni di utilizzo, che cosa ne penso. Comunque per quanto riguarda l'installazione, veramente tutto semplicissimo. Ciao a tutti, ciao, allora è passata una settimana più o meno di utilizzo dal video che avete visto pochi secondi fa e ho un po' di cose da raccontarvi. Allora, che cosa è cambiato rispetto a tutto quello che avete visto? Innanzitutto l'ho usato quotidianamente, l'ho usato tutti i giorni e devo dire che mi sono trovato veramente bene. Che cosa ho fatto? Sono riuscito ad integrare l'app di TD, quindi vi spiego come ho fatto proprio a livello temporale. Vi ricordate prima quando vi facevo vedere l'app, quest'app qua, che è quella che ho utilizzato per andare praticamente ad aggiungere tutti gli accessori? Ecco, sono riuscito tramite una skill di Amazon, quindi grazie ad Alexa, sono riuscito ad integrare quest'app direttamente con Alexa, quindi io oggi posso chiedere ad Alexa di aprire o chiudere la mia porta blindata semplicemente quando sono all'interno della casa, semplicemente con il comando vocale, quindi le opzioni per poterla utilizzare diventano molteplici, quindi puoi utilizzarla o andando là premendo, come vi ho fatto vedere prima, sia per aprire che per chiudere. Avete la possibilità di farlo direttamente da quest'app, come vi ho fatto vedere, anche questa ve l'ho fatta vedere prima, e aggiungiamo anche la possibilità di poterlo fare tramite l'app di Alexa, tramite Alexa, configurando la skill direttamente su Alexa. Fatemi sapere qua nei commenti se qualcuno di voi non riuscisse a farlo, vi rispondo come sono riuscito, ma è abbastanza semplice, si installa la skill e poi tramite quella fai l'accesso all'app direttamente di TD. Ultima cosa che vi devo raccontare ragazzi è questa: sono riuscito, io ho l'Apple Watch, sono riuscito a scaricare l'app DTD direttamente sull'Apple Watch e sono riuscito praticamente a controllare l'apertura e la chiusura della serratura Smart Lock DTD direttamente dall'Apple Watch. Adesso volevo farvelo vedere, vediamo se riesco. Praticamente da qua, come vedete, c'è praticamente apertura e chiusura. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Sì, apertura e chiusura. Quindi utilizzando anche il vostro smartwatch, credo che ovviamente ci sia anche per altri dispositivi che non siano Apple, ti dà la possibilità di aprire e chiudere. L'unica cosa che volevo aggiungere però è che ovviamente l'apertura e la chiusura, almeno per quanto sono riuscito a fare io in questa settimana, magari approfondendo, magari c'è anche possibilità di sviluppare questa cosa, l'apertura e la chiusura dallo smartwatch io sono riuscito a farla solo quando arrivo vicino alla serratura. Nel mio caso il problema non si pone perché il wifi comunque prende abbastanza qua attorno a casa mia, quindi io appena arrivo nei paraggi di casa mia l'Apple Watch si connette al mio wifi di casa e quindi io mentre sto salendo le scale apro la serratura direttamente dall'Apple Watch. In conclusione, molto contento del prodotto, si sente subito, ragazzi, si sente subito prenderlo in mano, che è un prodotto di qualità e soprattutto ha una facilità di installazione che lo mette al top proprio di tutti quelli che sono queste tipologie di prodotto. Ragazzi, spero che questo ennesimo video di casa domotica, la casa Lollo domotica, vi sia piaciuto. Vi chiedo la cortesia come sempre di lasciare pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, fatemi sapere qua nei commenti se vi piace o se avete qualche osservazione o qualche dubbio, sono a disposizione nel caso per rispondervi e insomma come sempre ciao a tutti e buona vita, ciao!